Lucio Cornelio Silla, appartenente a un ramo della nobile famiglia degli Scipioni, fu protagonista di una vicenda militare e politica che segnò profondamente la storia di Roma, lasciando di sé il ricordo sinistro di una tirannide sanguinaria. Nato nel 138 a.C., iniziò la carriera militare come luogotenente di Gaio Mario, durante la guerra contro Giugurta, in cui riuscì a catturare il re nemico sfruttando il tradimento dei suoi uomini. Sallustio, storico latino dell'età di Cesare, lo descrive in questo modo nella sua opera sulla guerra giugurtina. Uomo d'animo grande, amava i piaceri, ma ancor più la gloria. Era eloquente, astuto, disponibile con gli amici, assolutamente imperscrutabile quando doveva dissimulare. Prima della vittoria nella guerra civile fu il più fortunato degli uomini, quanto a quello che fece in seguito non so se sia più vergognoso o ripugnante parlarne. Tra il 90 e l'88 a.C. prese parte alla guerra sociale, mostrando la sua ferocia nella repressione delle popolazioni italiche ribelli, dopodiché ottenne la carica di console. Nell'88 il Senato gli affidò il comando della spedizione contro Mitridate, il re del Ponto che aveva invaso la provincia d'Asia fomentando una vasta ribellione contro i Romani. Gaio Mario non accettò la decisione e ottenne dai concili della plebe che il comando fosse assegnato a lui, con un'azione assolutamente illegale. La risposta di Silla non si fece attendere e il condottiero occupò Roma col suo esercito, costringendo Mario e i suoi seguaci alla fuga. Fu l'inizio di una sanguinosa guerra civile, che vide per la prima volta soldati romani schierati l'uno contro l'altro. Tornato in Oriente, Silla soffocò nel sangue la ribellione di Mitridate e dimostrò tutta la sua ferocia conquistando e saccheggiando Atene, che in un primo momento voleva addirittura radere al suolo. Intanto a Roma i Mariani avevano preso il sopravvento con Cinna, subentrato a Mario dopo la sua morte. Silla tornò in Italia e sconfisse gli avversari nella battaglia di Porta Collina, nell'82 a.C., restando solo al potere. Fu l'inizio di un periodo oscuro per la storia di Roma. Silla si fece nominare dittatore a tempo indeterminato con l'incarico di scrivere nuove leggi, poiché il suo obiettivo era riformare lo Stato romano rafforzando il potere dell'aristocrazia. Uno dei suoi primi provvedimenti fu l'emanazione delle liste di proscrizione, elenchi di ex mariani e nemici personali di Silla che chiunque poteva uccidere impunemente, in quanto dichiarati nemici pubblici. Ne seguirono migliaia di uccisioni sommarie, che il biografo di lingua greca Plutarco così descrive nella sua vita del dittatore. Silla si tuffò da questo momento nei massacri. Stragi indiscriminate colmarono la città, molte persone furono ammazzate a causa di private antipatie, che non avevano nulla a che fare con Silla. Veniva proscritto anche chi nascondeva un proscritto in casa propria, e non si facevano eccezioni per fratelli, figli o genitori. In questo clima di terrore, Silla adottò vari provvedimenti tra cui l'abrogazione dei diritti dei tribuni della plebe, inoltre portò il Senato a 600 membri nominando senatori molti cavalieri per garantirsene l'obbedienza. La sua azione politica intendeva dare un'impronta conservatrice alla società romana, diminuendo i poteri dei populares e rafforzando quelli della nobiltà, tuttavia la violenza degli eccidi attirò su di lui un fortissimo odio. Fu da quel momento che la dittatura, fino ad allora magistratura legale dell'ordinamento repubblicano, divenne sinonimo di tirannide, come spiega lo scrittore Seneca nel Trattato De Clemenzia, soffermandosi sulle differenze tra un re e un tiranno. I tiranni hanno la crudeltà nel cuore. Il tiranno è diverso dal re per le azioni, non per il nome. Infatti che cosa impedisce di chiamare tiranno Lucio Silla, che cessò di uccidere per la penuria di nemici? Chi, fra i tiranni, beve il sangue umano tanto avidamente quanto lui? Silla mantenne la dittatura per poco più di 2 anni, dall'81 al 79 a.C., poi depose ogni carica e si ritirò a vita privata in una sua villa in Campania. Qui morì per una malattia nel 78, a 60 anni, lasciando dopo di sé una pesante eredità politica segnata dal sangue delle repressioni. Curiosamente due ex sillani, Pompeo e Licinio Crasso che divennero consoli nel 70 a.C., smantellarono molti dei suoi provvedimenti e ripristinarono in parte i diritti della plebe,
per pacificare la società romana profondamente lacerata al suo interno. Tuttavia la strada era segnata e da quel momento la Repubblica entrò in una crisi irreversibile, che portò altri condottieri a usare le armi per concentrare nelle proprie mani il potere politico. Proprio Pompeo, infatti, affronterà in una seconda guerra civile Giulio Cesare, che vincendo assumerà nuovamente la carica di dittatore, aprendo il processo politico che porterà alla creazione dell'impero.